In tutta la mia storia professionale come sindacalista ho sempre difeso i professionisti della sanità e in questo caso li difendo doppiamente, perché si sono trovati a lavorare in condizioni organizzative veramente disagevoli. Per fortuna, essendo abituati però ad anni ed anni di tagli, anche tagli pesanti sulla sanità, anche questa volta si sono arrangiati nonostante la disorganizzazione. I dati di Trieste, se non spiegati e chiariti, sono dati che appaiono preoccupanti: la percentuale di contagiati, la percentuale di decessi, la percentuale nelle case di riposo, la percentuale tra il personale sanitario. Quindi bene aver saputo in che condizioni si lavorava e il perché di alcune scelte, stima nei confronti di chi ha operato sul campo e comunque credo un'esigenza di chi rappresenta i cittadini di conoscere bene le cause di tutte le situazioni che si determinano fino in fondo. Fare polemica comunque sul 118 si può, fare polemica, e qua mi riferisco ad un consigliere regionale che ogni tanto ci mette del suo per polemizzare, ecco, fare polemica sul 118 è legittimo, è normale, ne abbiamo parlato in campagna elettorale, fare polemica sulla separazione tra territorio ed ospedale si può fare, ecco, però trovo veramente di basso livello fare polemica su un'esperienza così straordinaria, così difficile e così epocale quasi, qual è appunto questo Covid-19. Non hanno risposto alle domande che avevamo fatto sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, su quelle che sono state le linee iniziali, su quello che è l'attuale rispetto dei protocolli che per l'azienda triestina dovevano prevedere di considerare tutti i pazienti come potenzialmente Covid positivi, visto la bassa sensibilità dei tamponi. Ecco, su tutto questo non abbiamo avuto risposta e non ci hanno detto nemmeno qual è il team che aveva avallato il progetto della nave Lazzaretto. La situazione, pur essendo molto migliorata, però è ancora preoccupante, proprio perché poi ai numeri si può far dire quello che si vuole. Nessuno ha capito come mai si sia fermata o si sia ridotta, nessuno ha capito perché a Trieste i numeri siano stati molto molto alti rispetto anche ad altre città nella nostra regione, e quindi insomma ci sono tantissime incognite.